Consigliere Spezzini, in che modo la montagna rientra nel piano di sviluppo regionale? Allora, sì, nel piano di sviluppo regionale si vede benissimo come questa legislatura intenda dedicare alla montagna un'attenzione particolare. L'abbiamo visto da subito con il discorso proprio di un assessore ad hoc riguardante la montagna e di una commissione istituita proprio sulla montagna, che è la commissione che presiedo, la commissione speciale montagna. Questo è fondamentale perché porre l'attenzione su dei territori specifici con delle esigenze peculiari come quelle di montagna richiedono un investimento particolare non solo a livello di fondi ma anche a livello di attenzione di contesto per riuscire comunque a rilevare le problematiche e i bisogni all'interno di piccoli comuni o comunque di borghi montani. La specificità poi riguardante le montagne lombarde nel piano regionale di sviluppo è quella di avere come fine il cercare di non di far fronte praticamente allo spopolamento della montagna. Questo perché sappiamo che la montagna a livello demografico è comunque poco abitata ed inoltre non ci sono degli incentivi adatti per far sì che la gente che vive in montagna rimanga in montagna. Perciò è fondamentale riuscire a far sì che attività produttive, agricole, di allevamento vengano comunque potenziate e possano aiutare le persone a rimanere nel loro territorio, non vedendo più la montagna come un ostacolo, perché diciamoci le cose come stanno, vivere in montagna, avere un'impresa in montagna o comunque degli allevamenti significa tutti i giorni affrontare degli ostacoli che sono dovuti non solo alle infrastrutture, ma proprio al discorso di vivere in un ambiente che è un ambiente difficile. Perciò è fondamentale riuscire a fare in modo che chi vive in montagna la veda non come una difficoltà, ma come un'opportunità di vita. Per fare questo allora bisogna potenziare non solamente gli aspetti economici, produttivi, gli aspetti logistici che sono fondamentali, ma bisogna anche potenziare il discorso turistico, perché la montagna ha un grande valore a livello turistico e allora qui vediamo come nel piano regionale di sviluppo si parli di impianti di risalita, della valorizzazione di questi, anche piccoli impianti di risalita che possano comunque far sì che un luogo disabitato o un luogo che comunque non ha vita perché non ha strutture, possa comunque essere un centro di turismo e di interesse anche per le persone che vengono da fuori. Un'altra cosa fondamentale sono poi i rifugi alpini, perché noi sappiamo che abbiamo comunque in Lombardia dei posti bellissimi, ma nel momento in cui ci sono gli escursionisti è giusto che comunque vengano aiutati a trovare dei punti, punti di conforto e punti dove si possa comunque vivere la montagna rispettandone la ambiente, perché parliamo comunque di ambienti incontaminati, perciò con le guide alpine, con tutte le persone che concorrono a questo, riuscire comunque ad offrire anche l'opportunità di conoscere ambienti che sono specifici. La montagna poi è importante anche per l'energia, quindi c'è tutto importante poi canoni. Certo, nel PRS c'è anche un discorso che parla di canoni idroelettrici. Teniamo conto che l'acqua è fonte di energia pulita ed è fondamentale comunque che tutti i ricavati di questa restino comunque ai territori a cui l'acqua appartiene, e questo è uno dei punti che affronterà il piano regionale di sviluppo in questi anni, oltre al fatto del discorso di una legge quadro fondamentale che riesca ad unire tutte le norme e che guardi agli aspetti economici, sociali, di integrazione proprio a livello territoriale e di sviluppo, affinché tutte le norme più peculiari riescano comunque ad essere raggruppate per rispondere ad un ambiente specifico come quello montano. Un'altra cosa fondamentale poi del PRS, oltre a questo, è un discorso anche di aree interne. Noi sappiamo che ad esempio c'è anche nel nostro Alto Lago, dove io vivo, il progetto sulle aree interne, e questo è fondamentale per apportare e sviluppare all'interno dei nostri luoghi comunque le risorse che abbiamo e che sono fondamentali, ma che hanno bisogno comunque di essere incentivate. Altra cosa fondamentale è poi il Comitato per la Montagna. Non dimentichiamo che la montagna è fatta da piccoli comuni, da comunità montane, per poi arrivare alla provincia. La provincia che deve fare da cardine tra i comuni, le comunità montane
per essere un passaggio fondamentale poi per la regione. Perciò ecco, dobbiamo tutelare anche questi aspetti, e nel Comitato per la Montagna la cosa che si vuole andare a potenziare è proprio la rappresentatività territoriale.